Questo programma è offerto da... Lo Junior de Conca è uno dei settori giovanili più sviluppati della nostra zona. In Val Conca si può dire che sia un po' la vetrina per quanto riguarda i comuni limitrofi, ma soprattutto l'icona dopo altre realtà più grandi come Cattolica. In questa stagione è stata costruita una collaborazione con il Morciano Calcio per quanto riguarda le formazioni allievi e in previsione futura per la Juniores, sinonimo di crescita e di interesse massimo per il benessere dei ragazzi del posto, in modo tale da dare loro un prosieguo sui campi dove attualmente si allenano, tra i quali lo stadio comunale dove il Morciano a livello di prima squadra è impegnato nel torneo di promozione romagnola. La Junior de Conca si avvale di uno staff importante, sono tanti coloro che portano il nome di Alessandro, ma dietro c'è anche la regia di una segretaria che io considero una vera direttrice organizzativa come Monica Freghieri, a capo il presidente Roberto Barbieri. Ma partiamo con la prima intervista realizzata al nuovo responsabile Alessandro Montiroli. Alessandro, allora spiegaci un attimo il tuo percorso prima di arrivare qui nel settore giovanile della Junior del Conca. Sì, intanto buonasera a tutti. Diciamo che sono 18 anni che faccio allenatore e da quest'anno sono anche responsabile qui nella Junior del Conca. Ho sempre lavorato nel Pesarese, tranne gli ultimi 3 anni che ho lavorato nel Cattolica Calcio. Il presidente mi ha dato questa possibilità quest'anno qui alla Junior del Conca di fare anche responsabile oltre ad allenare esordienti 2006 e gli allievi 2002-2003. Principalmente nasci come allenatore. Esatto. Volevo chiederti quanti ragazzi ci sono quest'anno iscritti qui all'interno della Junior del Conca, ti parlo ovviamente di ragazzi che compongono tutte le compagini, e quante compagini ci sono? Intendo juniores, allievi, giovanissimi, primi calci, tutte le formazioni che ci sono. Allora, la Junior del Conca praticamente dai primi calci fino ai giovanissimi abbiamo più di 250 bambini, c'è un bel potenziale come società. E da quest'anno stiamo collaborando con il Morciano Calcio per fare anche gli allievi e juniores, che praticamente fino all'anno scorso la Junior del Conca arrivava fino ai giovanissimi e poi da lì i ragazzi andavano dove volevano. Invece, per cercare di tenere, di continuare il nostro lavoro nel settore giovanile, abbiamo fatto questa collaborazione col Morciano in modo che rimangano qui nel loro paese e chissà che in futuro giocare con i loro colori del loro paese. Qui siamo all'interno dello stadio dove gioca anche la prima squadra, si allenano qui tutte le compagini per quanto riguarda il settore giovanile. Poi ti chiedo, mi è arrivata voce che dovrebbe essere costruito anche una nuova impiantistica, se non sbaglio. Esatto, questo è il campo principale, poi a fianco abbiamo anche un sintetico dove ci alleniamo quando il campo, diciamo, più che il campo, il tempo non ce lo permette. Sì, devono fare anche il sintetico qui nel principale. Io penso che prima della fine dell'anno iniziano, insomma. Questa è una cosa molto positiva. Quali devono essere gli obiettivi per i vostri giovani per quanto riguarda questa stagione 2018-2019? Allora, gli obiettivi del settore giovanile è sempre crescere calcisticamente, perché noi oltre che allenatori siamo anche educatori. Anche questa è una cosa che bisogna guardare, che molte società non guardano, non gli interessa. E l'obiettivo è, sì, come dicevo, crescere calcisticamente. Pian piano. Pian piano, esatto. Senti, allora, il rapporto che nasce quest'anno con il Morciano, per anni, ricordiamo, non c'era stata questa unione, questa fusione, come la vogliamo chiamare, porta degli sviluppi interessanti, anche perché poi ci possono essere anche dei giovani che potrebbero essere lanciati in prima squadra. Ricordiamo che la prima squadra da quest'anno fa come categoria la promozione. Esatto, sì, è stata una bella iniziativa, anche perché poi, come ripeto,
dicevo prima, portiamo avanti tutto il lavoro che noi facciamo da settore giovanile, così dicevo prima, i ragazzi hanno piacere a giocare nel loro paese per i loro, diciamo, i loro colori, insomma. Le iniziative, ci avviciniamo al periodo di Natale, ci sono in programma qualche torneo o comunque qualche impegno che comporta anche durante le vacanze invernali a tenersi sempre allenati? Allora, tornei no, in programma ancora no, è ovvio che solo il periodo, diciamo, natalizio qualche annata si ferma, qualche annata invece continua ad allenarsi, però nel mese di estivo, diciamo maggio, ci saranno dei tornei che organizza il Morciano Calcio, ma anche qualche torneo fuori diciamo in Italia, in Alta Italia, in Bassa Italia, vediamo. Tu arrivi, mi dicevi prima, da un'esperienza fatta soprattutto nel pesarese, quindi nei campionati marchigiani. Che differenze hai notato, qualora ci fossero? Perché molti esperti del mestiere mi dicono che a livello di grandi i campionati marchigiani sono diversi da quelli romagnoli. Io ti chiedo se anche a livello giovanile hai trovato delle differenze. Sì, ho trovato una differenza che è molto importante. Qui in Romagna il settore giovanile ci credono molto, a differenza che nel pesarese ci credono poco. Infatti nel pesarese i giocatori delle prime squadre, la maggior parte non sono tratti su del settore giovanile, cioè comprano giocatori e sembra, tra virgolette, dico sembra, che non gli interessa più di tanto il settore giovanile, sembra che non far per forza, ecco, a differenza qua in Romagna che ci tengono molto molto di più. Quindi Alessandro, qui ti faccio una battuta: in base a quello che tu hai applicato sul campo in questi anni e in base anche alla tua voglia, determinazione, ci hai guadagnato venire in Romagna? Sì, ci ho guadagnato, diciamo, e finché posso rimango qua in Romagna, dico la verità. Infatti ti volevo chiedere come sei rimasto d'accordo con la società, avete parlato di un percorso duraturo nel tempo, vi siete dati qualche programma tipo un triennio o un biennio per quanto riguarda la crescita che tu indicavi in questa intervista dei vostri ragazzi? Allora, io adesso sono 3 mesi che sono qui all'Unione del Conca Morciano, e l'obiettivo è cercare, visto che c'è un gran potenziale, di cercare di farla andare il meglio possibile questa società. Alessandro, allora spiegaci un attimo la tua formazione, innanzitutto quanti ragazzi allini in questo momento e quali sono anche gli obiettivi per la vostra stagione? Allora, innanzitutto appunto mi presento, sono Alessandro Tombi, sono il mister della Junior del Conca dell'anno 2006. Quest'anno abbiamo 26 ragazzi, quindi un numero abbastanza importante, che ovviamente non alleno da solo, ma assieme ad Alessandro Montiroli, che è anche il nostro responsabile del settore giovanile. Diciamo che gli obiettivi sono quelli di, come sempre dico io, formare quei 4.999 ragazzi che non diventeranno magari mai calciatori, ma diventeranno sicuramente uomini. Quindi questo è l'obiettivo della Junior del Conca Morciano. Devo dire che per me è un ritorno in questa società, in quanto sono stato qua all'inizio della gestione Barbieri, del nostro presidente, e ho trovato dei miglioramenti enormi nello staff, nella società, in tutto quello che è l'ambiente morciano. Sono cresciuti tantissimo anche i ragazzini, come numero intendo, quindi questo significa che la società sta lavorando veramente bene. Il nostro compito appunto è quello di ovviamente insegnare calcio, perché siamo qua per questo, ma diamo tanta considerazione e tanta importanza a quello che è l'aspetto della socializzazione, del rispetto delle regole, del gruppo, degli avversari. Devo dire che siamo molto fortunati, perché oggettivamente questi ragazzini sono tutti ragazzini veramente in gamba, per cui questo è il nostro compito, insomma. Ecco. Un po' quello che facevano gli oratori, che adesso non ci sono più, e noi siamo fortunati che possiamo farlo in un campo in una giornata di sole bellissima come questa. Alessandro, notavo prima una cosa, a livello tecnico e tattico, quando tu mi spiegavi anche che il tuo obiettivo è farli diventare anche uomini attraverso il pallone, quindi divertendosi, ti chiedo, tu quando arrivi qui al campo, loro ti chiedono ovviamente di fare la partitella, tu invece li fai capire che c'è da sudare, c'è da guadagnarsela, li fai applicare facendo vari esercizi, perché oggi stiamo vedendo questo. Guarda, sembra una domanda fatta apposta, in realtà non lo è, lo posso garantire, ma poco prima che tu arrivassi abbiamo fatto una chiacchierata proprio inerente a questo, ovvero al fatto che evidentemente per loro deve essere un gioco, un divertimento, questo sicuro, ma quando si viene al campo bisogna comunque mettere attenzione, passione, voglia, e questa cosa
a volte costa un po' con la loro voglia e la loro esigenza di, tra virgolette, passami in questo termine, scatenarsi dopo la scuola, no? Per cui loro cosa vorrebbero? Arrivare qua e far tutta partita. È evidente che sia così. Un po' quello che volevamo anche noi quando eravamo ragazzini. Però credo che ragionandoci e parlando insieme a loro e non tanto, diciamo così, convincendoli, ma facendogli capire che comunque è fondamentale prima imparare la tecnica, perché, diciamo così, il calcio si gioca con i piedi, ma si esegue con la testa, no? Quindi dobbiamo imparare un po' tutti i movimenti, la tecnica, in parte anche la tattica, e devo dire che loro questa cosa comunque la recepiscono. Alessandro, la cosa bella è che voi vi state allenando nel campo e nello stadio dove gioca la prima squadra. Io vado molto molto in là, l'obiettivo è, come dicevi tu, sì, farli crescere con il pallone, farli diventare uomini, però farli anche arrivare a toccare un sogno, a coronare un sogno, che quello è un giorno, che se danno prosegue ovviamente alla trafila del vostro settore giovanile, di arrivare in prima squadra. Assolutamente sì, diciamo che adesso siamo sul campo principale, quindi nello stadio Carlo Brigo, che a breve dovrebbe rivedere rifatto il manto e quindi un campo nuovo con delle situazioni nuove e quant'altro. Chiaramente il nostro obiettivo è cercare di portare più ragazzini possibili in prima squadra. Poi qualora dovesse arrivare il talento e comunque il ragazzino che evidentemente non ha bisogno né di me né di nessun altro mister, perché comunque ha talento, quello di mandarlo a giocare tra i professionisti, ma il nostro obiettivo appunto è quello di formare più ragazzini possibili per la nostra prima squadra, ovviamente, questo sicuro. Areta Menti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Oh.
Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Sono in tanti, Mattia, quante soddisfazioni ti danno loro ogni giorno che li alleni? Allora, le soddisfazioni sono tante perché i portieri sono una, diciamo, un ruolo specifico nel calcio che segui da quando sono piccoli più o meno a quando sono grandi, perché il preparatore più o meno non cambia mai, quindi è sempre quello nel corso degli anni, e quindi è il modo di fare dei programmi più a lungo termine, li vedi crescere proprio, diventare da bambini a adulti, insomma, quindi le soddisfazioni sono tante, fanno un po' arrabbiare qualche volta, però. Senti, ma i consigli che gli dai quali sono? Tanto verranno qui, ti diranno: io voglio imitare Buffon, io voglio imitare quello e quell'altro. Che consigli gli dai di solito? Ma sinceramente ne ho pochi che si rifanno a dei miti particolari. Io da piccolo avevo Frey da Fiorentina, pensate. Però da ognuno, secondo me, c'è qualcosa da rubare, e l'importante è che ognuno si costruisca la sua personalità, sia in porta che fuori dai pali. Senti, come nasce il tuo ruolo di preparatore dei portieri? Sei stato portiere anche tu, sei portiere anche tu, raccontaci allora, un po' di cose. Sono un portiere anch'io, a basse categorie, però il mio allenare nasce dal fatto che ho iniziato a studiare scienze motorie e questo mi ha portato a tornare sui campi non solo come giocatore ma anche come allenatore, e l'anno seguente, il primo anno ho fatto l'assistente di un allenatore in un gruppo, e l'anno seguente mi hanno proposto di fare preparatore visto che giocavo in porta e in quella società non c'era, e quindi ho deciso di proseguire questa cosa nel mio ruolo. Piano piano mi sono state proposte di seguire anche dei gruppi, però mi piace più fare l'allenamento portieri che i gruppi. Senti, tu con loro come ti approcci? Più da allenatore dei portieri oppure più da giocatore? No, mi approccio più da preparatore dei portieri, penso. Poi, vabbè, il bello è che anche loro mi chiedono magari i risultati, come è andato il weekend di partite, perché io lo faccio con loro, voglio sapere cosa fanno, cioè mi confronto anche con i mister, però chiaramente voglio anche una loro opinione, se potevano fare di più, se hanno sbagliato qualcosa, se hanno preso dei gol per colpa loro, per colpa della squadra, eccetera. E quindi anche loro ogni tanto mi chiedono: mister, come andate? Hai vinto? Hai perso? Però fondamentalmente sono un preparatore. Qual è il tuo segreto per farli divertire? Io credo che venire al campo e stare fermi sia una cosa che dopo un po' ti faccia perdere voglia in qualsiasi ruolo. Il rischio nel fare il portiere c'è, quindi cerco di dare ritmo agli esercizi e farli lavorare tanto. La cosa che mi piace fare è far calciare loro, perché comunque il mio calcio sarà sempre quello di un adulto adattato a calciare più piano, mentre loro hanno un calcio più conforme alla loro età, quindi il tiro che gli arriva è più simile a quello dei loro compagni. Quindi mi piace farli calciare tanto, e questo credo piace anche a loro, e credo che li migliori anche tecnicamente. Guardando qui la loro età, più o meno che età sono, ragazzi? Loro sono esordienti, quindi 2006-2007. Vedendo loro, ti sei ricordato perché tu hai scelto, quando giocavi anche con gli amici, di metterti in porta? Sì, perché ero scarso coi piedi. No, sì, fondamentalmente per quello. Poi anche lì mi è piaciuto, ma le mie scelte magari a volte sono sempre un po' casuali, però poi si rivelano giuste. Fare il portiere è una cosa che mi piace molto, secondo me è un ruolo a parte, cioè proprio fare un altro sport rispetto al calciatore, quindi è un ruolo particolare, forse sono particolare anch'io, forse sono particolare anche tutti quelli che scelgono di fare il portiere, perché da piccoli molti scelgono di farlo, ma molti scelgono di provarlo, però poi magari alle prime difficoltà, i primi compagni che ti rompono le scatole per un gol preso, mollano, invece quelli che rimangono sono più
sono quelli che sono realmente portieri, anche nell'anima, insomma. Senti, detto, dato che sei una persona molto positiva e molto divertente, detto la tua maniera, quando loro sono venuti qui, ci hanno detto, mister, noi vogliamo stare in porta, non gli avrai detto, mettetevi in porta perché stai scarsi con i pini? No, io gli ho detto, pensateci bene, perché un attaccante è... fare l'attaccante più semplice, no scherzo, dico, cioè io accetto tutti, non ho mai detto di no a nessuno, faccio provare a tutti. Il gruppo 2006, con il primo anno che sono stato con Morciano, credo che abbiano provato a fare il portiere quando erano pulcini tutti quanti, poi tutti quanti insomma a turno hanno provato a fare un allenamento, poi ne sono rimasti in pochi e quei pochi hanno continuato, insomma io non ho mai detto di no a nessuno, quindi provare non costa niente, poi diventare portiere anche da adulti magari è più complesso, vengono in gioco anche tante altre cose anche psicologiche, quindi forse il percorso per qualcuno si interrompe, non per causa loro. Quanti ragazzi sono in questa rosa, se ti fanno arrabbiare soprattutto considerando l'età? Vedo che si menano parecchio. Sono abbastanza ragazzi, dai 35 ai 40 bambini, essendo un'annata di 2007, quindi 12 anni, e ci sono allenamenti che si stanno a sentire, allenamenti che invece fanno arrabbiare. E quindi è così, tutto sommato, però dai, sono una buona squadra, una buona rosa, stanno a sentire quello che gli proponiamo seduta per seduta. Senti, invece quali devono essere gli obiettivi per te e per i tuoi ragazzi in questa stagione che andiamo ad affrontare? Ma l'obiettivo principale, a parer mio, è che questi ragazzi innanzitutto devono migliorare la tecnica, perché penso che senza tecnica nel calcio non si può andare avanti, e oltre a questo che si debbano divertire, perché i bambini all'età loro si devono divertire, deve essere un piacere venire al campo, non deve essere un obbligo né una imposizione, se devono venire al campo è perché si devono impegnare e divertirsi, punto. Senti, vedo utilizzare tantissimo il pallone, perché come dicevi poc'anzi devono principalmente divertirsi, gli esercizi diciamo pochi. Diciamo che questa settimana, avendo giocato sia lunedì e martedì, oggi è una seduta di scarico, diciamo li faccio divertire un po' e poi da venerdì riprendiamo con gli esercizi un pochino più specifici. Senti, infatti come funziona a questi livelli qui? Quante partite le hanno loro alla settimana e se giocano comunque in un giorno preciso? Diciamo che per quanto riguarda il giorno, ogni società ha un giorno proprio. Noi ad esempio in casa giochiamo il mercoledì, mentre altre società possono giocare il lunedì, il giovedì, il venerdì, dipende insomma da società a società. Solitamente possiamo avere o una o due partite alla settimana. Loro poi quest'anno sono il primo anno di esordienti, quindi giocano a 9 e comincia a essere impegnativa, cioè non è più il campo da calcetto che bene o male sono in 5. Una cosa più ristretta, diciamo, campo a 9, cominciano ad entrare anche i primi principi di profondità, diagonali, e quindi oltre che la tecnica devono incominciare a usare anche la testa. Io volevo chiederti, in base anche a questi impegni che mi dicevi la settimana, come collaborano i genitori, se riuscite anche attraverso loro a portare sempre tutta la squadra al completo o se volete anche voi con i vostri mezzi? Diciamo che per fortuna i genitori sono molto presenti, quindi ci danno una bella mano anche loro, perché capisci bene che portare oltre una quindicina di bambini comincia a essere fatica. Però sotto questo punto di vista, ti ripeto, i genitori ci danno una grandissima mano e per fortuna riescono a portare al campo i bambini. Senti, lavorare con ragazzi di questa età, quante soddisfazioni ti reca e soprattutto se ti senti anche tu un po' tornato bambino come loro? Diciamo che lavorare con questa età bisogna essere soprattutto dei bambini, perché sai, cose che per noi grandi sono insignificanti, per loro invece possono essere molto problematiche, come per dire chi è il capitano, non mi ha passato la palla, mi prende in giro, quindi bisogna, sotto l'aspetto pedagogico, bisogna avere tantissima pazienza. E poi vedere che i bambini riescono a imparare ciò che gli insegni dà enormi soddisfazioni, soprattutto quando li vedi arrivare al campo e andare via felici e contenti di quello che gli è stato proposto. Poi, come puoi sentire, la gioia nell'urlare il gol è una cosa molto bella che in una squadra di bambini non dovrebbe mai mancare.
Senti, riesci a fargli applicare sul campo quello che vedono anche in televisione? Immagino che verranno qui e ti diranno: ho visto ieri mister la potenza di Ronaldo, voglio impararla. Tu cosa gli dici in questi casi? Diciamo che adesso va di moda urlare come Ronaldo, quindi tutte le volte quando se ne mettono 3-4 a urlare come Ronaldo diventa un po' un casino, però è anche il bello di allenare i bambini che arrivano dicendomi: ah mister, hai visto ieri Ronaldo, hai visto ieri quello, e dopo provano a imitarlo. Bisogna lasciarli fare un minimo, non deve essere molto schematico come nei grandi, con loro ogni tanto si può fare anche qualche strappo alla regola. Sono tantissimi questi bambini, quanti sono in altitudine? 26. Allora, come ti gestisci per quanto riguarda l'allenamento? Vedo che subito passi alla palla e loro come non mai indemoniati. Sì, io penso che per far innamorare questo sport, secondo me il calcio, bisogna sempre usare la palla. Quindi con la palla si fa tanta tecnica e tanta intensità. Quindi fanno fiato, fanno tutto. Quindi io penso a questa cosa qui. E loro sono felicissimi perché il sorriso gli fa il giro della testa. La domanda che stiamo facendo un po' a tutti gli allenatori dei settori giovanili: oggi c'è soprattutto l'arte sedentaria tra i ragazzi, come si invogliano a farli giocare da subito, a farli innamorare del pallone? Con tanta passione, venire al campo, pensare che questo sia uno sport, secondo me è bellissimo, perché io ho giocato 30 anni a pallone, quindi ho una certa esperienza su questa cosa qui, e io ci metto tutto il mio impegno. E già quando loro vedono la palla, secondo me è tanto. Quanto ti diverti con loro ogni giorno che sei qui? Ma secondo me è infinito, è proprio, per me loro sono come i miei figli, quindi sono parte di me, ok? Scusate, ma dimmi tocca. Vedendo loro che sono così piccoli, come ti rapporti? Più da fratello maggiore, padre addirittura, come? No, io mi rapporto come mister, nel senso che loro devono capire che io sono qui per insegnare il loro calcio. E la cosa importante, loro che sanno che con me si devono fidare al 100%, e quindi io sono per loro un mister, e quindi cerco sempre di fargli capire che quando li sgrido lo faccio per loro bene. L'obiettivo è quello di continuare a crescere riservando ad ogni bambino e ragazzo la massima attenzione. A questo punto non ci resta che augurare lunga vita a questa società che abbiamo riabbracciato a distanza di 4 anni e che troviamo sempre più numerosa in fatto di tesserati, ma cosa che non manca mai, oltre l'attenzione e il sorriso che ci regala in prima fila la direttrice organizzativa Monica Freghieri.